il rake nascosto di Alinghi, guardando l'estrema pulizia della parte poppiera di Alinghi Red Bull del nuovo C75 presentato dal team svizzero, effettivamente si notano cose interessanti, al di là della somiglianza alla Cadillac, come molti hanno notato, tra cui sicuramente i supporter di Luna Rossa, da cui prendo questa foto. Beh, effettivamente, ecco, l'estrema pulizia della poppa ci fa notare qualcosa di interessante, il fatto cioè che manca, si nota la mancanza della struttura del rake, della struttura che diciamo sta al di sopra dell'asse del timone, quindi dell'elevator, e che gestisce il rake, non chiaramente il rake dell'albero, che è un'altra cosa, ma il rake del timone, che è fondamentale sulle barche volanti, tipo i moti, i Wasp, eccetera, perché diciamo regola l'angolo di incidenza dell'elevator, quindi della T del timone, non variandolo con una sorta di articolazione. In realtà questa T non è articolata, ma è semplicemente mossa totalmente in maniera solida, quindi una T solida che si muova avanti e indietro. Quindi, rispettivamente, se io muovo, diciamo, la T in avanti, aumento l'angolo di incidenza rispetto all'acqua. E invece, chiaramente, se più lo porto indietro, più diminuisco l'angolo di incidenza. Quindi è per questo che viene chiamato effettivamente elevator questo timone. Beh, per fare questo movimento, tutte queste barche hanno una struttura triangolare, tipicamente in carbonio, molto importante, comunque di dimensioni molto importanti, dalla aerodinamica comunque difficoltosa, ovviamente difficile da gestire, e anche piuttosto ingombranti e anche probabilmente anche un po' pesanti, ecco. Alinghi, avendo diciamo proseguito la propria chiglia fino in fondo, fino proprio alla poppa della barca, ha potuto mettere il timone subito sotto appunto questa chiglia, e questa cosa ha fatto sì che molto probabilmente loro siano riusciti a nascondere il movimento del rake proprio all'interno del bustle, quindi di questa chiglia spessa. Quindi hanno potuto probabilmente creare un movimento anche più compatto, forse anche più leggero, quindi magari anche diminuendo il peso, sicuramente migliorando l'aerodinamica della parte alta della coperta localmente, questo senza dubbio. Infatti l'unica, diciamo, l'unica struttura che rimane al di sopra del timone è la struttura obbligatoria dell'organizzazione, da dove chiaramente vengono fatti i filmati da poppa, eccetera. Insomma, questa è una struttura obbligatoria che tu devi avere. Però il fatto di aver eliminato queste traverse chiaramente è un vantaggio, è un vantaggio che chiaramente avrà sicuramente il fatto di aver proseguito il basso, magari potrebbe essere uno svantaggio per certi altri aspetti, però insomma il fatto di aver potuto integrare il movimento del rake molto probabilmente è un vantaggio, è una cosa che non è detto che tutti gli altri team abbiano, tra virgolette, preso. Quindi, insomma, una Alinghi che non soltanto prende a destra e a sinistra da tutte le varie esperienze della C75, cercando apparentemente come tipo di disegno di realizzare piccoli guadagni in vari settori, il famoso 1% di guadagno in ogni settore, che poi alla fine ti crea un salto di qualità in termini di performance. Beh, oltre ad aver preso un po' da tutti, aver creato un po' una sintesi tra le migliori esperienze fatte in questi anni di design comunque di queste barche, beh, è comunque una Alinghi che anche è innovativa. In questo caso sicuramente è una soluzione tecnica e aerodinamica in realtà anche, di questa integrazione aerodinamica e meccanica piuttosto interessante, ecco. Il sospetto è che Alinghi, vista dall'alto, non abbiamo visto in realtà foto molto in dettaglio della parte della coperta della barca, beh, sembra essere comunque molto interessante, col fatto che esistono chiaramente questi due profili a Cadillac, diciamo, che ospitano l'equipaggio, cioè quindi quattro persone a destra e a sinistra. Beh, oltre a questi due profili,
alari che sono piuttosto evidenti sulle fiancate, beh, la parte centrale dello scafo in realtà è molto più bassa, apparentemente ondeggiante, e quindi sembra molto interessante il fatto di avere chiaramente diciamo, un punto d'appoggio dell'albero molto basso, che quindi molto probabilmente prevederà una prolunga dell'albero, no? In modo tale che poi venga raggiunta la stessa altezza di stazza, diciamo, rispetto all'acqua. E poi un'altra cosa interessante sarà il fatto che comunque le vele dovranno seguire questo andamento ondeggiante della barca, e devo dire, questa cosa spiega la presenza di alcune stecche che si sono viste in passato sui fiocchi di alinghi, che sembravano essere poco motivate, perché tu comunque, quando tu parti col punto di mura molto basso, e comunque il punto di scotta è anche molto basso, non hai necessità di sostenere la base con stecche verticali o diagonali. Invece in molti casi si sono visti su fiocchi di alinghi modificati alcune tasche di stecche, e come se loro avessero già iniziato a studiare una sorta di modifica di questi fiocchi, in modo tale da poterli utilizzare con una coperta non più lineare e piatta, ma bensì incassata e molto curvilinea. Valuteremo bene esattamente l'andamento della curva, probabilmente quando ci saranno foto migliori, però insomma, sicuramente per il momento iniziamo a scoprire un po' questa barca. Vedremo per quale strada sarà andata Luna Rossa, che presenterà la barca tra poco, e vediamo se avrà recepito anche questo trucchetto del rig dell'elevator di Alinghi. Ciao e buona giornata.